i commercianti. Sentiamo Antonio Cajazza. C'è chi la campagna elettorale l'ha già in pratica cominciata, chi proprio fra oggi e domani attende la chiusura delle liste e chi si adopera per la raccolta delle firme. Fra questi ultimi la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, che fa riferimento al Partito Radicale. Stamattina il referente della lista Marco Gentili, accompagnato dal consigliere comunale triestino del PD Pietro Faraguna, è entrato nel carcere del Coroneo per raccogliere le adesioni di un centinaio di detenuti cittadini italiani. La lista si batte per la concessione dell'amnistia e candida anche nella nostra regione come capolista alla Camera Marco Pannella e al Senato Lorenzo Cenni. Sentiamo Gentili sulla situazione delle carceri nella nostra regione. È l'esempio della illegalità dello Stato, cioè lo Stato reclude delle persone che hanno violato la legge, ma è lo Stato che viola la legge per quanto riguarda i diritti dei detenuti. Infatti l'Italia è stata condannata negli ultimi 30 anni più di 1000 volte dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.